Buonasera a tutti. Brevemente, utilizziamo direttamente il poster per illustrare gli elementi salienti del progetto. Allora, Calypso è un progetto che inizialmente è nato insieme all'Università di Malta, all'Università di Palermo e ARPA Sicilia per l'installazione di una rete radar in alta frequenza. La tecnologia radar ad alta frequenza di fatto si basa su molto semplicemente delle antenne che irradiano dei segnali a circa 14 MHz nel nostro caso, che riflettendosi sulla superficie del mare è un attimo, vedo di inquadrare. Ecco, allora il principio è semplice, è questo: vengono irradiati dei segnali pulsati a circa 14 MHz di radiofrequenza che, diffrangendosi sulla superficie del mare, vengono ricaptati dall'antenna e, a mezzo di una elaborazione con degli algoritmi particolari, vengono interpretati e danno informazione su due ambiti fondamentali. Il primo è quello delle correnti marine superficiali e il secondo è quello del moto ondoso. Le mappe che si ottengono, che sono elaborate di fatto in tempo reale perché l'acquisizione è oraria, sono di questo genere. Nella figura di destra si può rappresentare l'insieme dei vettori di corrente superficiale. Ingrandisco, che hanno permesso nel tempo di individuare un vortice nell'area del canale di Malta. Le antenne, infatti, sono posizionate, scusate, due dal lato siciliano, uno a Pozzallo e uno a Marina di Ragusa, che sarebbero queste due, e due dal lato di Malta. E Gozo. Infatti il progetto attuale è il terzo di una serie cominciata nel 2014-2015 per l'installazione inizialmente di queste quattro antenne che dovevano coprire il canale di Malta e successivamente la rete si è allargata. Il progetto Calypso South prevede l'installazione di una nuova antenna al margine ovest del Golfo di Gela e l'installazione di due nuove antenne sul lato maltese. La cooperazione ha permesso, con il finanziamento sul programma Italia Malta, l'acquisto di questi sistemi con questi partner che ho citato, fondamentalmente ARPA Sicilia, l'Università di Malta, il gruppo di oceanografia costiera del professore Drago e l'Università di Palermo, con il gruppo del professore Ciraulo. Di fatto, nei tre progetti le antenne sono state acquisite dai diversi partner. ARPA Sicilia ha inizialmente acquisito l'antenna di Marina di Ragusa, una l'ha acquisita dall'Università di Malta e una dall'Università di Palermo. Il progetto inizialmente era rivolto all'indagine e studio, così come abbiamo visto in presentazioni precedenti ad opera di altri colleghi, sulla possibilità di individuazione di fenomeni di oil spill dovuto al traffico navale, all'intenso traffico navale nel canale di Sicilia e nel canale di Malta. Infatti, il sistema, con l'elaborazione di questo tipo di mappe, consente l'individuazione di macchie superficiali dovute a sversamenti di idrocarburi. Quindi l'elaborazione delle mappe di corrente e la possibilità, attraverso modelli di calcolo che venivano sviluppati dall'Università di Palermo, la possibilità di fare delle simulazioni circa la deriva dell'eventuale sversamento idrocarburico e quindi ipotizzare sistemi di allerta e prevenzione prima che questi arrivassero lungo le coste. Questo era uno degli obiettivi del progetto, che è stato ampiamente raggiunto nel corso delle due edizioni principali.
Nel progetto attuale, il Calypso South, che prevede quindi, come detto, l'installazione di due nuove antenne, che dal punto di vista fisico sono delle semplici antenne verticali, questa è quella del porto di Pozzallo, prevede l'allargamento della zona di copertura e soprattutto una migliorata capacità di modellistica previsionale sull'andamento delle correnti e quindi delle derive di eventuali oggetti, una migliorata modellistica previsionale che sarà dovuta anche all'installazione di diverse stazioni di rilevamento meteo marino che verranno installate sia sul lato maltese che sul lato siciliano della costa. Al CNR di Capo Granitola, che è l'altro partner del progetto, è stata affidata l'elaborazione di un software di supporto alle attività di ricerca e soccorso operate dalla Capitaneria di Porto, un software che è specificatamente dedicato alle simulazioni con metodi Monte Carlo, di fatto, sulla deriva di oggetti che possono essere diciamo, ipotizzati naufraghi o imbarcazioni. O imbarcazioni in pericolo, dovuta alla capacità di elaborazione modellistica e che quindi costituiranno un ausilio specifico alle operazioni di ricerca e soccorso. Questo è uno dei peculiari obiettivi che connota questo terzo progetto, oltre a quelli che erano stati raggiunti in precedenza. Mi pare di non dimenticare null'altro. No, va bene, siamo nel bastone dei tempi. Grazie. Grazie.